lascia perdere. Certo, la tua sciabola ha una certa classe, ma il mio colpo laser riesce a distruggere un numero di mostri superiore. Forse ti sei dimenticato che la mia sciabola ti ha salvato da una cocente sconfitta l'ultima volta. Sapete, nelle ultime settimane ho messo a punto un programma statistico che tiene traccia delle vostre imprese sugli Oko. Se volete, stasera possiamo confrontarle e vedere chi è il migliore. Fantastico, adoro le statistiche. Finalmente avremo la prova della mia superiorità. E comunque io ho una cosa che non avresti nemmeno se risultassi tu il vincitore. Lo stile inconfondibile. Del tuo stile inconfondibile, un megatank non sa che farsene. Fermi, ragazzi, cos'è questa storia dei megatank? È forse un videogame? Centrato, è il paradiso del bambino. Troppo complicato per voi. Molto divertente, Ob. Ulrich, ce l'hai un minutino per me? Posso parlarti in privato? Sono tutto orecchi. Ecco, come posso spiegarti? Tu sei il miglior amico di Yumi, vero? Sì, in questo momento è così. Quello che volevo dirti è che io sono, ecco, quando vedo Yumi, insomma, voglio dire, io sono, vedi, ecco, mi sento come se... Ti ricordi l'episodio di orrore all'ospedale della scorsa settimana? Vorresti fare una trasfusione di sangue di barboncino francese? No, voglio dire, verso la fine dell'episodio, cioè quello che succede tra Stacy e il dottor Schrank, ricordi? Senti, io non mi ricordo come finisce e non capisco di cosa stai parlando. E poi a colazione ci sono i pancake, quindi vedi di sbrigarti, ok? Finalmente ti vedo felice. Che cosa ti succede? Cosa voleva Johnny? Solo parlare. Ha perso completamente la testa per Yumi. Quanto è adorabile. E tu cosa gli hai detto? Lo avrai dissuaso con grande tatto, io spero. Ma figurati, non mi sarei mai fatto sfuggire questa opportunità. Gli ho detto di seguirla 24 ore su 24, non stop. Non è carino da parte tua. Yumi non ama essere seguita e prima o poi glielo dirà in malo modo. E anche se lo facesse? Sai una cosa, Ulrich, certe volte non ti capisco proprio. Avanti, l'ho solo preso un po' in giro. Lo sapete quante volte l'hanno fatto a me? Preso in giro? A me sembra più una questione di gelosia. Tu impazzisci anche quando è Kiwi a guardare Yumi. Io e Yumi siamo soltanto amici. Fatevi gli affari vostri. Ciao Yumi. Oh, ciao Johnny. Ti dispiace se mi siedo un secondo con te, Yumi? Sono proprio contento di vederti. È grandioso, ma sto leggendo. Sai che anch'io adoro leggere, Yumi? Leggo di tutto, libri, saggi, giornali, fumetti. Ti piacciono i fumetti? I miei preferiti sono i manga, i tuoi? Chissà quanti ne conosci tu. Mi consigli qualcosa, Yumi? Scherzi, ci vediamo, vado a pranzo. Vengo con te, Yumi. Non è male il self-service, vero? Che dici? Prendi l'insalata? Bene, ottima idea. Le verdure fanno benissimo. Contengono vitamine. Sì, le prenderò anch'io. Aspettami! Ehi, anche a te piacciono i cavolini di Bruxelles. Abbiamo un sacco di cose in comune. Non dimenticavo, nel settore 5 ho abbattuto almeno 3 mante volanti in pochi secondi. Sarà, ma non mi fido. In matematica sei un disastro. Io aspetto Jeremy. Ciao. Mangi a questo tavolo, molto bene. Vorrei stare con te. Io invece vorrei prendere dell'acqua. Come sta andando, Johnny? Non so, ma ho la sensazione di innervosirla seguendola in questo modo. Ma no, lo sai come sono fatte le donne. Forza. Ora che andate in palestra, chiedile ogni tipo di consiglio. D'accordo. Che gentile. Mi dai un po' d'acqua? Ragazzi, sono sicuro di aver azzeccato la domanda 2. Ho detto che la Cina si trova nell'Asia orientale e si estende lungo 3 grandi vallate fluviali. E tu, Odd, che cosa hai risposto alla domanda 3? Che la Cina è il paese più popoloso del mondo, con 1 miliardo di abitanti per metro quadrato. Dite che ho sbagliato. Mi sa che ho fatto bene a non fidarmi delle tue statistiche. Ragazzi, avete notato quegli uccelli? Non li trovate strani? Mi ricordano un film con degli uccelli che attaccavano le persone. Non faceva paura. Johnny, hai deciso di seguirmi ininterrottamente dappertutto. Certo.
Avete visto quegli occhi? Hanno la firma di Xan. Me lo sento, presto ci prenderanno a beccate. Ritiro quello che ho detto, il film faceva veramente paura. Voi correte verso il passaggio segreto, io li attirerò verso di me. Uccellini, venite da me. Presto, vieni qui! Un attimo, devo finire la mia seduta di acupuntura! Incredibile! Mi sono dimenticato di controllare il super scan e Xan attaccato su. Tranquillo, disattivo la torre e tutto tornerà alla normalità. Forza, tocca a te. Sei tu, Hawk? Cosa? Un enorme stormo di uccelli. Ok, arrivo subito. E Yu, mi aspetta! No, Johnny, tu non puoi seguirmi. È me che stanno cercando, scappa Johnny! Posso credere. Ho visto di peggio. E non capita spesso di avere un pubblico numeroso. Andate all'ascensore, sbrigatevi! Ehi, da questa parte, belli! Ulrich, Bond, fate presto! Dai, più veloci! Ne ho fatti fuori 5. E tu, Ulrich? Che ne so. Non dimenticare però che gli uccelli non valgono. Nel conteggio rientra mostri inviati da Xana. Yumi è sola. Sono preoccupata per lei. Niente, non risponde. Non allarmiamoci. Prima di tutto ti virtualizzerò vicino alla torre attiva e dopo richiamerò Yumi. Troppo tardi. Quando vedrai i risultati piangerai, Odd. Ho i miei dubbi e poi non piango neppure quando prendo brutti voti. Piangerai così tanto che annegherai nelle tue lacrime. Potete cominciare a guadagnare punti. Xana sta mandando un bel po' di crab ad accogliervi. Coraggio, Ulrich! Ti lascio le chele!
Staremo a vedere. Ok, vinca il migliore, cioè io, Geronimo! Non credo. Ehi, dove sono? Non vedo nulla. È questo quello che tu chiami stile, Hog? Coraggio, vediamo se sai fare di meglio. Cos'è questa storia dei corvi con gli occhi rossi? È tutto vero, vi dico. Sono entrati in palestra e hanno attaccato Yumi. Avete visto cosa hanno fatto? Beh, che vi dicevo? Ehi, Yumi. Sì, pronto? Signor Delmas, è lei che parla? Sì, sono io. Per caso sa dov'è Yumi? Sì, è qui con me. È nel gabbiotto degli attrezzi ed è ferita. Signor Delmas, dobbiamo portarla in ospedale. Ascolta, Jeremy, ora non posso parlarti. Non ho tempo. Devo chiamare un'ambulanza. Ci sentiamo più tardi. Ulrich, Hod, Aelita, mi sentite? È molto importante. Yumi è ferita. Devo lanciare un ritorno al passato. Prima però disattivate la torre. Presto! Ok. Ci penso io! Centrato! Così non vale! Ulrich, Hod, per favore, vi spiace concentrarvi? Vi ricordo che avete una torre da disattivare se volete salvare Yumi. Colpo laser! Un mostro in meno. Hod il grande, Hod il coraggioso, Hod il supremo ha finalmente superato il suo avversario e non è ancora finita perché Hod il magnifico! Oh! Oh no, 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 no! Addio, Hod il magnifico! Così non vale. Attento, Ulrich, stai perdendo troppi punti vita! Non imbrogliare. Sì, lo so, ma è che voi siete degli incapaci. Complimenti, Aelita. Ora. Jeremy? Jeremy! Ci ricevi, Jeremy? Come te lo spieghi, un attacco da parte di uccelli con becchi elettronici? Non so, non ho mai visto nulla del genere, signore. Salvo quando studiavo certi fenomeni paranormali per un reparto dei servizi segreti. Sì, non lo sapevo. È così, ma preferirei non parlarne, vede. Sono informazioni riservate, ecco. Non può essere. No, Jeremy! Ah!
sciabola. Ulrich, riesci a sentirmi? Jeremy ha perso conoscenza, credo abbia subito un attacco. Perfetto. Xan ha catturato Aelita. Ho i mostri e le calcagna e non ho più la sciabola. Fa qualcosa! Sì, mi piacerebbe, ma i programmi non sono il mio forte. Forse posso provare a recuperare la sciabola. Non è possibile! Super Spring! Cosa? Sei ancora qui, Johnny? Certo, come posso abbandonarti, Yumi? Come ti è venuta questa assurda idea di seguirmi? È stato Ulrich, mi ha detto che è il modo migliore per attirare la tua attenzione ed è quello che ho fatto. Lo sapevo, non solo è geloso, è anche stupido. Ulrich è geloso, e di cosa? Lascia stare. Ma sono veloce. Odd, prova a mandare Aelita alla torre con ripetitore. Lancia un ritorno al passato. Se Aelita è sotto il controllo di Xana, non si dovrebbe mai fare. Ole, cerca almeno di programmare una sciabola. Ce l'ho quasi fatta, Ulrich. Pensi di essere pronto? Eccola. Grande, Odd. Che cosa? Ritiro quello che ho detto. Ops, scusa. Cosa posso fare per cercare di aiutarli? È il momento di usare delle armi tattiche. Dimmi cosa è successo. Ti serve aiuto? Troppo tardi. Corri, Aelita! Non è il momento di stare a pensare. Ditemi di che si tratta. Adolescente, 14 anni, ferite multiple, stato di incoscienza. Ha tutto finito. Forse per il settore deserto, ma per Yumi c'è ancora speranza. Non mollare. Ritorno al passato, ora!
Molto divertente, Odd. Allora, tutto bene. Yumi si rimetterà. Già, ma ha saputo quello che hai suggerito di fare a Johnny ed è furente con te. Noi ti avevamo avvisato. Ulrich, ce l'hai un minuto per me? Posso parlarti in privato? Certamente. Ecco, vedi, quando vedo Yumi... quando io vedo Yumi, insomma... Ho capito, ti piace e non sai come farti notare da lei, giusto? Esatto, ma come hai fatto a indovinare? È l'istinto, non sbaglia mai, Johnny. Sei sicuro? Lo apprezzerà molto, credimi. E adesso vai a cercarla e diglielo. Ok, bene, Ulrich è uno stupido totale e vuole scusarsi per averti fatto questo scherzo idiota. D'accordo. Che cosa? Su, coraggio, siediti con me. Possiamo studiare insieme. Insieme io e te? Cioè noi due? Vicini? Perché no? Accidenti, Ulrich è davvero un amico. Lo so. Eccole, ho le statistiche delle battaglie agli occhi. Saprai risollevarti dalla batosta. Sei tu che farai fatica a digerire la sconfitta. Il guerriero di Lyoko che ha sconfitto più mostri è... Aelita. Penso che le statistiche non significhino niente. Non è certo il modo per decidere chi è il vero eroe. Per una volta sono d'accordo con te.